Siamo presso il Teatro Biondo di Palermo con il dirigente scolastico dell'Istituto Regina Margherita di Palermo per assistere a questa splendida manifestazione. Ce ne può parlare? Sì, anche quest'anno per il secondo anno consecutivo il Liceo Musicale Regina Margherita di Palermo promuove una stagione artistica concertistica. Questo è il primo evento dove si esibiranno l'orchestra e il coro dell'istituto con dei brani che spaziano dal Settecento fino ai giorni nostri. Poi seguiranno altri eventi, altri 5 concerti che noi abbiamo scelto di fare presso delle chiese, degli oratori e uno molto bello anche presso la Villa Niscemi, la sala delle quattro stagioni di Villa Niscemi, anche questa concessa così come il teatro col patrocinio del Comune di Palermo. Chiuderemo il 20 maggio con un evento per noi stratosferico perché metteremo assieme orchestra, coro e corpo di ballo, perché quest'anno è partito il liceo coreutico e quindi siamo riusciti, non senza difficoltà, essendo il primo anno di esperienza, a inserire anche una parte di danza. La scelta di fare dei concerti itineranti, perché? Prima di tutto perché per l'idea di accoppiare l'arte nei suoi vari generi, quindi la musica con anche le bellezze di Palermo, per cui l'idea di scoprire delle chiese, il prossimo concerto per esempio sarà presso la chiesa di Santa Maria la Nova, che è una chiesa riscoperta da poco e che si sta qualificando proprio perché è stato scoperto un fonte battesimale che era stato rubato, e poi è anche un modo per accostare la gente a queste bellezze a volte chiuse, come per esempio la chiesa di Valverde o anche l'oratorio del Santissimo Rosario, così come portarli a Villa Niscemi, questa sala che normalmente appunto è utilizzata dall'amministrazione comunale per degli eventi di rappresentanza, e poi anche il liceo della scuola. Quindi l'idea è anche per i ragazzi, loro si esibiscono però scoprendo anche il bello di Palermo e facendo scoprire il bello di Palermo. Le eccellenze dell'Istituto Regina Margherita che si distingue agli altri istituti? Ma guardi, certo il liceo musicale è unico per la Sicilia occidentale. Noi in questi anni, quest'anno i nostri ragazzi, i primi nostri 60 ragazzi si diplomeranno. È un'esperienza molto bella, sicuramente è un'esperienza faticosa sia per i ragazzi ma anche per il liceo, perché per noi è importante qualificarli. Noi siamo molto contenti, per noi l'idea di offrire una possibilità in più a questi ragazzi che aspirano a seguire un sogno, la musica o la danza, per il coreutico è una cosa veramente molto bella. Cosa ci può anticipare del liceo coreutico? Il liceo coreutico è nato quest'anno e per noi è un motivo di orgoglio enorme, prima di tutto perché è l'unico nella Sicilia occidentale, anzi direi quasi in Sicilia, perché c'è soltanto un'altra sezione nata anche quest'anno a Caltanissetta, però che stenta a decollare. Noi abbiamo avuto un successo enorme, l'anno scorso in pochi giorni abbiamo avuto più di 50 iscrizioni, abbiamo formato 2 classi, cosa insperata perché noi pensavamo di formarne solo una, ma la richiesta è tanta. Ora il 26 marzo faremo l'esame di ammissione, abbiamo più di 60 iscritti, faremo una selezione rigorosa perché più di 42 non ne possiamo prendere. Coreutico è una realtà bellissima che va curata e noi speriamo di avere anche l'appoggio dell'amministrazione o di chi ci può aiutare, perché ora la sfida del liceo coreutico è trovare i locali, in modo particolare le sale danza, che purtroppo a Palermo non è così facile reperire. Per chi volesse seguire le selezioni, è aperta al pubblico o no? Le selezioni non sono aperte al pubblico, non sono aperte neanche ai genitori, perché è un vero e proprio esame di ammissione. Viene una docente dall'Accademia Nazionale di Roma, di Danza di Roma, quindi è un vero e proprio esame di ammissione. C'è una commissione, la presiedo io, però non è possibile, anche perché creeremmo anche un motivo in più di emozione. Invece sicuramente è molto bello andare ad assistere a qualche lezione, riprendere qualche lezione, proprio perché si ha il senso di questa scuola che è una scuola
diversa perché aiuta i ragazzi, ripeto, nella realizzazione di una loro aspettativa, di un loro sogno. Possiamo dire che l'Istituto Margherita è un istituto all'avanguardia, anche se si sta realizzando un archivio audiovisivo di tutte le grandi manifestazioni dell'istituto. Sì, sì, sicuramente. Noi, grazie al vostro aiuto, ma comunque anche dei nostri tecnici, insomma, stiamo cercando di arricchire questo archivio perché la memoria è una cosa importantissima. Noi dobbiamo fare memoria, questi eventi vanno memorizzati, ricordati, perché se no, così, come dire, il vizio della scuola è quella sempre di ripartire da zero. Noi non ripartiamo da zero, ripartiamo da 3, da 5. 5, da 10. Anche quest'anno l'Istituto Regina Margherita si distingue rispetto agli altri istituti scolastici di Palermo. Ci dica la sua, signor Rettore. Ma l'Università segue con molta attenzione, vorrei dire anche con molto apprezzamento, il lavoro che questa scuola sta svolgendo a sostegno di una conoscenza più ampia di quella tradizionale. E l'indirizzo musicale coreutico è centrale in questa valorizzazione della cultura e vorrei dire in qualche modo anche dell'arte e della conoscenza artistica. In che modo sta evolvendo l'università e la scuola oggi? Ma io credo che università e scuola debbano evolvere entrambe verso occasioni di sempre maggiore incontro reciproco, anticipando il momento dell'orientamento e soprattutto dando fiducia ed ascolto alle giovani generazioni. Oggi le giovani generazioni, travolte da una crisi troppo pesante per le loro spalle, evidentemente hanno bisogno di conoscenza ma anche di sicurezza. La scuola e l'università sono chiamate a dare loro metodo, attenzione, ascolto e ovviamente conoscenza. Quale messaggio vuole dare ai giovani che vogliono gettare la spugna? Di non gettarla mai, la spugna non si getta mai. Occorre ricominciare sempre, ogni momento, ciascuno di noi ricomincia in qualche modo ogni momento, ma è assolutamente importante capire che oggi non esistono più come un tempo facilitazioni e scorciatoie, o almeno non sono così prossime come lo erano un tempo passato. Oggi è necessario competere in una competizione globale e come tale lo strumento della formazione, della scuola, della conoscenza linguistica e dell'apprendimento non solo delle nozioni ma dei metodi diventa assolutamente fondamentale. Scolarizzarsi e raggiungere gli obiettivi della laurea continuano a costituire un ascensore sociale importante e un'occasione di futuro reale. In che modo l'università e la scuola può andare a favore dei ragazzi e i ragazzi a favore della scuola e dell'università? I ragazzi sicuramente attraverso il loro impegno, la scuola o l'università attraverso un modo diverso, più nuovo, più sensibile, più sollecito di rivolgersi ai giovani e di guardare alle loro esigenze. Non i giovani come numeri di una classe dentro un'università o una scuola, ma i giovani come classe dirigente potenziale del futuro. Siamo presso il Teatro Biondo di Palermo con Elvira Sciurba, direttore amministrativo dell'Istituto Regina Margherita di Palermo. Quali sono state le difficoltà a cui siete andati incontro quest'anno per realizzare il ciclo di concerti? Beh, purtroppo devo dire che le difficoltà soprattutto sono di ordine economico perché le risorse non sono moltissime, però insomma cerchiamo di arginarle in tutti i modi, intanto con la collaborazione economica anche da parte dei genitori che danno un contributo, ma per noi realizzare questa manifestazione, anzi questo ciclo di manifestazione è molto importante, sia per diciamo, dare gratitudine a quella che è l'attività dei ragazzi che veramente sono bravissimi, avrete modo di vederlo e si impegnano tantissimo, ai docenti che li seguono con cura e anche perché comunque queste esperienze sono delle esperienze didattiche che arricchiscono il portfolio formativo degli studenti. Questa è soltanto la serata diciamo, inaugurale di un ciclo di concerti che si svolgeranno da adesso fino alla fine dell'anno scolastico.
L'originalità vostra è che vi distinguete dagli altri istituti, sia per il liceo musicale che per il coreutico, ma la cosa più carina è che avete scelto di fare dei concerti itineranti. Sì, ci distinguiamo soprattutto per la peculiarità di questi due indirizzi che qui a Palermo non ci sono, peraltro da quest'anno, da questo nuovo anno scolastico abbiamo anche il liceo coreutico, pertanto avrete modo poi a fine anno di assistere a una nuova performance sempre in questa bellissima location dove ci saranno non solo il coro e l'orchestra del liceo musicale ma anche la performance del liceo, della sezione coreutica, quindi del ballo. È un qualcosa di bello, di nuovo, che è una nuova offerta formativa che si dà alla città di Palermo e anche, diciamo, ai paesi limitrofi. Ho parlato poc'anzi con il direttore artistico e avete diverse eccellenze. Sì, abbiamo diverse eccellenze, ma io lascio giudicare al pubblico. Siamo con Federica Luzzo, consigliere comunale qui a Palermo, che ha assistito alla splendida performance dell'Istituto Regina Margherita. Ci dica la sua. È un'emozione ogni volta assistere alle performance, come hai detto, di questo liceo che vanta il liceo più grande, liceo musicale più grande d'Italia, avendo formato ben 3 sezioni, e adesso quest'anno appunto ha unito al musicale anche l'indirizzo del coreutico, cioè lo studio della danza. E questo che abbiamo visto stasera è già il frutto del lavoro, dell'impegno di questi ragazzi che hanno frequentato e che stanno frequentando il liceo musicale con grandissimo successo. Questo ci dimostra proprio come la cultura possa essere nutrita e valida alimentata, la cultura musicale, anche la cultura della danza possa essere alimentata anche all'interno delle scuole, creando dei veri e propri artisti che spero possano poi anche vivere di questo. Perché ricordiamoci che la cultura è anche un'attività produttiva, cioè la cultura poi può produrre lavoro, può produrre spettacoli, e quindi l'augurio che faccio a questi ragazzi è proprio quello poi di riuscire anche a guadagnare e a fare di questa passione il proprio mestiere. È l'augurio che faccio a tutti gli artisti della città. E complimenti vivissimi alla preside Pia Blandano, che si è lanciata adesso anche nell'avventura del coreutico, e al direttore Di Peri, insomma a tutti coloro che hanno contribuito per la realizzazione di questo bellissimo spettacolo. In che modo le istituzioni possono aiutare la cultura? Le istituzioni hanno un ruolo fondamentale, in questo caso già vediamo un esempio di sinergia tra per esempio il Teatro Biondo, che è lo stabile, insomma, della città di Palermo, e il liceo. Ovviamente le istituzioni hanno una responsabilità enorme nell'alimentare la cultura, noi ci siamo dati da fare per esempio per sostenere la nascita anche del coreutico, le ragazze provano nella sala di danza del Teatro Politeama, abbiamo fatto il possibile e ci auguriamo che possa essere destinato un istituto intero all'istituto. Liceo coreutico. Dopodiché sappiamo che il ruolo delle istituzioni è quello di supportare anche con fondi possibilmente per lanciare tutte le attività culturali che richiedono un sostegno, un aiuto, oppure comunque per esempio il Comune di Palermo può mettere a disposizione i servizi e quindi facendo le dovute richieste si possono avere magari spazi, locali, attrezzature per poter portare avanti dei progetti artistici. Pensiamo per esempio ai cantieri culturali, che sta diventando un polo eccezionale di cultura, e l'obiettivo è renderlo proprio internazionale. Siamo con Giovanni Vagli, che è direttore artistico dell'Istituto Regina Margherita di Palermo. Ci puoi illustrare la splendida serata di oggi? Innanzitutto anche quest'anno il liceo musicale si è imbarcato nella splendida avventura di organizzare una stagione concertistica con i migliori alunni e i migliori gruppi della scuola. Anche se il liceo musicale è giovane, è il quinto anno che esiste, però abbiamo dei talenti e delle splendide figure che possono ben rappresentare la musica già e presentarsi al territorio palermitano. Il programma di questa sera è già abbastanza vario, spazia da Cimarosa, Mozart, fino ad arrivare ai contemporanei Nicola Piovani, e soprattutto presenta alcune particolarità e alcune chicche, per esempio la rielaborazione di una melodia popolare
che è stata arrangiata dal maestro Scinaldi con l'aiuto di una ragazza del coro che canta, e questa melodia è di Piana degli Albanesi, così come anche la musica, è una melodia popolare tratta dal repertorio pop di Piana degli Albanesi. Poi un'altra particolarità è una composizione, una preghiera di un autore palermitano del 1800, Enrico Petrella. Sono di quegli autori locali che non hanno avuto molta fortuna nell'ambito nazionale, non sono riusciti ad avere la stessa fama di un Bellini o di una scuola napoletana, però hanno la loro valenza a livello locale e ci presentano aspetti peculiari della musica nostra. Per quest'anno quanto il ciclo di incontri? Anche quest'anno siamo riusciti a mettere su sette concerti, di cui tre con formazioni orchestrali, una con l'orchestra barocca e due con l'orchestra sinfonica, e poi altri quattro che sono dei concerti da camera, un gruppo di sassofoni, un gruppo di percussioni e un duo oboe e pianoforte. Ricordava il dirigente scolastico che sono dei concerti itineranti. Sì, certamente. Abbiamo scelto, come sempre, i posti più significativi della città, il teatro Biondo, Villa Niscemi, poi abbiamo le chiese, gli oratori barocchi principali della città come il Santissimo Rosario e la chiesa Santa Maria a Valverde. E il concerto con l'oboe e il pianoforte si terrà nel teatro invece della scuola. Ci sono delle eccellenze tra i ragazzi che si sono distinte? Certamente, tutti i nostri ragazzi solisti certamente sono delle eccellenze e sono già dei musicisti che sono in itinere con l'esperienza, ma hanno già dentro di loro il germe del professionismo e che stanno sviluppando benissimo nella nostra scuola. E come direttore artistico adesso c'è lo sposalizio anche con il coreutico. Certamente, questa è un'altra novità importante. Quest'anno è stato attivato anche il liceo coreutico che si affianca al musicale e nell'ultimo concerto per la prima volta si esegue una coreografia dal vivo tra ragazze e ragazzi del coreutico e l'orchestra nostra sinfonica, e con le coreografie dei colleghi insegnanti del coreutico. È la prima volta che succede in Italia e qui in particolare qui in Sicilia a Palermo. Siamo con il maestro Francesco Di Peri che dirige l'orchestra e il coro dell'Istituto Regina Margherita di Palermo. Ci può illustrare i brani in maniera sintetica che ha suonato questa sera? Anche questa sera il programma del coro e dell'orchestra è un programma variegato. Dal 700 fino al 900. Witt, Cimarosa, Mozart, Handel, fino a Piovani. Un programma articolato perché è opportuno che i ragazzi possano, nell'ambito della loro normale attività didattica, affrontare generi, autori e repertori, stili di epoche diverse e non soltanto musica italiana. Articolato anche nella complessità, articolato nella diversità anche fra brani per solo orchestra, brani per coro orchestra, con e senza solisti. Anche questa sera, come nella tradizione ormai consolidata da 11 anni, quindi una proposta che sappiamo è piaciuta al pubblico e ha la solita caratteristica, ripeto, di essere articolata e variegata. Numerose sono le difficoltà a cui siete andati incontro, ma come sempre riuscite ad andare avanti. Ma tanto volontariato, tanto entusiasmo, tanta buona volontà, ma il segreto sta nel gioco di squadra. Una squadra che è formata da tanti colleghi che a vario titolo seguono il percorso educativo, didattico, formativo, musicale dei ragazzi e che consente in sinergia di far convergere questo complesso percorso formativo anche in una fruttuosa attività artistica come quella di coro e orchestra. Ma aggiungo coro e orchestra all'interno quest'anno di una stagione concertistica, quindi all'interno di un percorso musicale anche questo variegato, articolato con diversi gruppi e con diverse proposte musicali. Tra i ragazzi ci sono delle eccellenze, anche la preside diciamo, ha fatto degli elogi particolari sia agli insegnanti che ai ragazzi. Sì, l'attività didattica deve valorizzare tutte le risorse
presenti in istituto, ed è chiaro che con 400 ragazzi che fanno parte del liceo musicale ci sono le eccellenze, le cosiddette eccellenze, ma ci sono le eccellenze in crescita che emergeranno nell'arco di alcuni anni. È nostro compito valorizzarle tutti per permettere a tutti i ragazzi di esprimersi e di fare musica, di acquisire titoli artistici e comunque di fare un'esperienza formativa articolata e variegata. È il compito del liceo. In questo caso abbiamo avuto solisti cantanti, solisti professori d'orchestra. In altri casi l'offerta artistica è ancora una volta variegata e articolata. Sì, ci sono, e quindi li valorizziamo, questi ragazzi.